Bene, quindi ci siamo di nuovo, Andrea. Seconda parte della puntata Siamo sul quarto gatto ripartiti rosso con l'on elettrico. air. Eccoci di nuovo qui pronti. La seconda parte sarà un po' più interattiva, no? Di pure, Sì, Max, fai pure. intanto ci scusiamo se abbiamo aspettato un attimo, però è la nostra prima volta nella doppia, nella versione primo-secondo tempo, quindi dovevamo un attimo ripristinare tutti i collegamenti. Potremmo salutare intanto Andrea Gasparri perché sicuramente rispetto a prima non avremmo Esatto, giù giù un tutto. posto a tavola, c'hai Gaspo. Ciao Gaspo, Ciao Andrea. ciao a tutti. Ciao Iader. Quindi Ciao, Andrea, ciao. lascio te la parola. Grande Andrea, capitano. abbiamo qui i ragazzi principali protagonisti, anche se fanno sicuramente da rappresentanti per tutti gli altri che non stiamo a elencare di quell'annata, perché dopo li faremo elencare a preti, ovviamente facendogli fare una Ho figuraccia. una foto così lo aiutiamo nell'elenco, dai. No, beh, me li ricordo Andrea, tutti, lascio a te però la poi non parola per come scordarmelo. l'avevamo eliminato. Allora, no, beh, prima di liberare e salutare Iader, appunto, abbiamo pensato di fare un po' questo intervento con i propri ragazzi. Di conseguenza, intanto salutiamo Gaspo, ricordiamo che insomma, anche lui, al di là del ragionamento di giovanili, dopo ha continuato a giocare, ha continuato a divertirsi col suo gruppo di amici, giusto? In prima divisione, hanno Dopo le creato una giovanili, squadra che esatto, dopo le fai ragazzi. giovanili e dopo 2 anni in Serie D è arrivata questa proposta di creare una squadra per i motivi che tutti noi sappiamo. E quest'anno abbiamo chiuso il quinto anno. Ah, che tra l'altro quest'anno con noi giocava anche un altro ragazzo presente in questa diretta, o no, Carlo? Posso confermare, sì. Ci sono motivi Vabbè. diversi. Tu, Gaspo, cioè, solo per problemi fisici non hai continuato a strappare le retine. Due Gallo crociati, per Gallo per problemi quelle più tecnici. alte. Esatto. Carlo perché richiede ingaggi troppo onerosi nelle categorie, quindi Non lo prendo, Spacciatina. perché nessuno cascava più le mie finte, quindi dovevo Sei tornato ai tornare tuoi un po' inizi più in della basso. prima divisione. E niente, quest'anno abbiamo chiuso il quinto anno, peccato che sia finito così presto perché probabilmente avevamo serie possibilità di trovarci la vera soddisfazione, cioè quella di salire in promozione, però comunque noi ci divertiamo, noi tutti gli anni ci troviamo soprattutto perché ci piace stare insieme, ci piace il nostro gruppo, quindi indubbiamente continueremo così anche l'anno prossimo. Se tutto, se motivi, cause di forza maggiore ce lo permetteranno. Questo è molto positivo, Max, no? Lo dicevamo prima, un po' ognuno in modi diversi utilizza la pallacanestro nella maniera che piace a noi, quindi un gruppo di amici che gioca insieme, che si organizza e forma una squadra, appunto anche con qualche risultato, è sicuramente molto positivo. Beh, sicuramente è bellissimo vedere quattro ragazzi spinti da Jacopo, dal fuoco ancora del gioco, ne ha fatto un lavoro. Gaspo che nonostante, no, adesso davvero senza scherzare, ha avuto problemi fisici, se no anche lui sicuramente avrebbe potuto dire la sua. Comunque continua a giocare con i suoi amici, creando un gruppo di amici. Carlo che è diventato un allenatore e Giacomo, diciamo, era una cosa a cui volevo arrivare dopo, penso che fosse arrivato un po' a un bivio di fare la stessa scelta di Jacopo, cioè di fare il giocatore, dopo ce lo dirà Jack, però che è anche un messaggio per i nostri ragazzi, diciamo, è arrivato a un bivio tra fare il giocatore e privilegiare lo studio e Jack ha deciso di privilegiare lo studio, ma gioca ancora a ottimi livelli perché gioca in Serie C Gold all'Olimpia Castello, quindi dopo magari Giacomo due cose su questa tua scelta, a un certo punto te la faremo dire, però stavamo appunto, Sì. Iader aveva qualche ultimo aneddoto poi, che poi Esatto, di voleva. saluto ai propri ragazzi. Un saluto, che dire, io questi li vedo sempre volentieri, i miei manubri, i cacciaviti E vari. cacciaviti. Esatto. Ero io il manubrio, no? Dai, sono Ne io avevo tanti, ma. timidamente. Alleno da 50 anni, 50 anni,
non voglio sembrare patetico, ma penso che i miei giocatori me li ricordo tutti, uno per uno. Le squadre me le ricordo tutte, una per uno, però questa squadra qui, ragazzi, è un'altra cosa, insomma. La roba che rimane comunque, dai, sono 10-11 anni che non siamo più in palestra insieme, però io li seguo, mi informo su quello che fanno. Niente, sono quelle cose che rimangono dentro e rimarranno sempre, insomma. Dai, raga. È lo stesso. Direi Badania. Oiad. Grazie noi di tutto. Ti ringraziamo, grazie. Io ti ringrazio. Grazie, ciao. 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 Un saluto, Iader. Ciao, ciao Andrea. Ciao, ciao caro. Ciao, Iader. Bene ragazzi, non bando alle ciance, farei intervenire subito però Max, sei d'accordo, Jack, riguardo al discorso che hai appena fatto, perché mi sembra molto molto importante, prima di andare di rewind, quindi insomma Giacomo abbiamo introdotto, Max ha introdotto l'argomento, quindi se beh, vuoi sì, dire qualcosa sì, in merito. Sì. Abbiamo fatto parlare un po' tutti sulla loro vita attuale, Jack, allora io okay, ho avuto anche un po' di stare in palestra con loro quattro. Jack, diciamo che a un certo punto poteva giocare, mi ricordo ancora il suo esordio in A2 con 9 punti al Paladozza contro, Madonna, all'epoca non si sapeva se era proprio bombardare o no. Il tiratore. Bombardare la tripla dall'angolo, mi sbaglio, no? Mi ricordo bene. Due triple e una penetrazione. Gancio su Pini. Quindi magari la esatto, parola a lui, visto che ci sono anche dei ragazzi. Guarda dove ha giocato Pini e dove sono io. A parte il tuo amico dall'osso che scrive delle boiate sui social, che ti saluta, e a parte, visto che ti ascoltano anche ragazzi che stanno provando a fare quello che hai fatto tu, volevo appunto che dicessi qualcosa. No, sì, allora... Prima di tutto, diciamo che sì, sin dall'inizio ho iniziato a giocare, comunque da quando ho iniziato a giocare ho sempre dato molta importanza anche allo studio, perché credo sia una componente fondamentale nella vita di ognuno, e diciamo che ecco, sono sempre andato abbastanza bene a scuola, ci ho sempre tenuto molto. Arrivato alla quinta superiore, in cui avevo più che buoni risultati scolastici, dovevo un po' fare una scelta su che percorso prendere nella pallacanestro e se fare o meno l'università e se farla con quale impegno farla. Ecco. Tra le due cose, diciamo che ho capito che era più... Cioè, nella mia vita magari davo più peso allo studio e quindi ad avere un determinato tipo di lavoro, pur continuando ecco, a giocare a basket come hobby, ad un livello che considero comunque molto alto, dove ci sono giocatori che fanno anche professionisti, quindi mi ritengo ecco molto, molto fortunato ad essere riuscito a finire i miei studi e nel frattempo a riuscire a giocare comunque in C-Gold. Sicuramente ecco, non credo che avrei potuto fare una carriera, per dire, da giocatore alla prete, chissà quale categoria, però diciamo sicuramente non ci ho provato una volta che, scusate, ma Osso mi sta chiamando, quindi mi è... e, una volta che appunto dovevo fare una scelta e ho deciso di studiare e continuare a giocare solamente per hobby. Grazie mille, questo è un messaggio interessante, molto importante, giusto Max? Sì, sì, bene, anche perché poi si è tolto soddisfazioni, 2 anni fa ha vinto il campionato di C-Silver, è stato promosso, quindi insomma è riuscito ad abbinare due cose che ci auguriamo che tutti riescano a fare. Ma adesso sì, direi che ecco, diciamo che comunque ci tenevo a sottolineare una cosa, magari... A livello giovanile, ci troviamo qui a parlare noi per il gruppo dei 94, mi ritengo di essere stato molto fortunato, direi tutti noi,
perché siamo stati un gruppo, un bellissimo gruppo, innanzitutto di amici, molto legati tra noi. Un gruppo che è una squadra, esatto. Esatto, senza gelosie, e tutto questo comunque grazie anche alla struttura che ha il settore giovanile dell'International, quindi un ringraziamento sicuramente a Fulvio Zavagli e l'altra componente, l'altra persona fondamentale nel nostro percorso proprio a livello della nostra annata come 94 è stato sicuramente una persona di riferimento come Marco Gasparri, come il padre di Gaspo, che è sempre stato presente, assolutamente, e, sì, e una figura di riferimento, e quindi secondo me siamo stati anche molto fortunati per quello, poi siamo anche tutti molto così legati e così amici anche fuori dal campo, nonostante siano passati tanti anni. Poi con un capitano come Gaspo che i problemi non li creava ma li metteva a posto. Vabbè, esatto. Jack, allora a sto punto, Jack, il prossimo anno andiamo a venire a raggiungere me e Carlo in prima divisione. Buona, esatto. Tua carriera l'hai finita. Esatto. Puoi usare la nostra trasmissione per fare del mercato, cioè questo è mercato squallido, però un bruttissimo mercato. Detto ciò, ragazzi, vi richiamo all'ordine per non sforare, visto che vogliamo dare il giusto spazio a tutti. Inizierei un percorsino di Amarcord e partirei da questo che adesso vi mostro, così Jacopo hai l'aiuto del pubblico. Lo vedete questa immagine? Vedo male. Si vede anche in diretta. Sì. Questa è la foto del gruppo. A Bormio. Jacopo, dacci un riepilogo veloce delle facce e dei nomi, se riesci, partendo un po' da dove ti pare. Allora, da sinistra verso destra, in alto, uso Marco Mazzieri. Yes. Cioè anche lo staff, scusami, però anche certo, lo staff. Certo, assolutamente. Lo salutiamo. Jader, chiaramente, l'attore. Fabio Poli, il nostro, cioè il settore lunghi, dove c'è anche Zach, certo, chiaramente. Sì, Zach è un 4, eh? Esatto. 4 di ruolo, io ero un 6 praticamente a quell'età lì. Marco Campli, che salutiamo, che ho visto, vorrei vederlo più spesso in realtà. Grande Marcone. Tanti anni. Grande Marco. Poi ci sono, lo conosciamo. Sono io col bulbo attuale, praticamente. Giusto. È peggiorante. Jack col bulbo attuale anche lui, perché non cambia capello da quando abbiamo 14 anni. Ivan Franceschini, che anche lui non vedo da tantissimo tempo. Salvatore Orlando, il babbo di Franz. Poi quello è Carlo. Sì, Carlo, Carlo. Sì, sono io. Filo Barusti. Ricordiamo le grandi gesta dei gemelli Barusti. I gemelli Barusti. Che Orlando. Gaspo con 45 kg in meno. Poi quello è Rino, no? È Rino. Matteo Rinaldi Ceroni, Fede Barusti, Fede Nanetti e Luca Pasquali. Che mi ricordavo tutto. Super, a questo aggiungerei, visto che vi porto i suoi saluti, Francesco Maiello, che in questa foto non c'è, non so se stava facendo la foto, insomma, assistant coach, quindi... Grande Franz. Insomma, esatto, rimane un po' come sempre il pilastro. Grande. Anche dello staff tecnico. Parto Coach io, Mario. poi vi inserite voi contestualmente. Parto dal girone in cui avete dovuto affrontare un po' numerose corazzate. Si sa che i gironi della provincia di Bologna di eccellenza, diciamo della regione Emilia Romagna di eccellenza, sono tosti tutti quanti. Girone che avete appunto concluso nonostante un grande equilibrio, quindi battendo le prime ma perdendo con le seconde eccetera, al quarto posto. Esatto. Se sbaglio, ma non sbaglio. Esatto. Dietro a Fortitudo, Virtus e BSL in quest'ordine, quindi quattro squadre che poi sono arrivate tutte e quattro alle finali nazionali con percorsi diversi e risultati appunto diversi. Questo
girone avete qualche ricordo, qualche aneddoto di partite in casa, in trasferta? Prima ci andavate alla partita in Furla, ma penso che ce ne siano tanti. Chi vuol partire? Dai, capitano, parte il capitano. Dai. Capitano. È stato meno coinvolto. Esatto, parla un po'. Sicuramente non mi dimenticherò mai, ad esempio, i duelli con Sallazzaro, soprattutto. C'erano scintille tra Saba, Jack Saba e Sacardin dall'altra parte. C'erano rivali da quando hanno 3 anni, tipo. E ma grandi amici. Aneddoti, altri aneddoti. Esatto. Ma grandi amici, esatto. La partita che vi ricordate di più del girone, quella che ha significato di più, vittoria, sconfitta che sia, insomma, qualcuno ha un riferimento? Noi vincemmo con Sant'Arcangelo, no? Sì, io mi ricordo quella. Io ricordo la partita con Sant'Arcangelo che abbiamo vinto tipo, non so, di 40-50. Sì. Dove alla fine gli allenatori si dicessero potevate anche graziarci, ma il nostro coach disse che era preparato per la Bulls a vincere di almeno 36 e quindi quelli dovevano essere non era la prima, però anche di più. sì. Guardate, l'andata era quella dove facemmo l'incidente? L'andata a Sant'Arcangelo Arcangelo. Sì. Forse lo facemmo tipo a Rimini l'incidente. No, era Sant'Arcangelo, sono sicuro. Che abbiamo preso la ruota di un camion, tutte le macchine staccate. Pazzesco. Madonna, che paura. Che paura. Mi ricordo se l'abbiamo vinto o persa quella, secondo me è persa. Ma io mi sa che sono rimasto in autostrada. Tra l'altro contro Rudy Lucchi che ha giocato poi all'International anche un anno, che saluto. Esatto. Sì. No, il girone mi ricordo, sì, vabbè, molto forte, infatti le prime 4 sono andate tutte finali nazionali, e però sì, la partita decisiva fu alla fine con Sant'Arcangelo, che dovevamo vincere di tanto e di 27, ce l'abbiamo fatta. Sì. Sant'Arcangelo, sì. Spareggio con Ancona, se non erro, Andrea, giusto? Adesso ci stiamo arrivando, perché appunto, e continuiamo, andiamo un po' nelle fasi più calde, in cui ci sarà anche più da dire. Appunto, la formula del campionato prevedeva una fase interregionale prima di poter approdare appunto all'interzona, che avete giocato al Palagira di Ozzano. Io ero presente a 11 anni suonati a vedere il fratello di Giulio, perché io giocavo con Gaspo piccolo all'epoca, appunto un più 15 con Ancona in una partita bella, mi ricordo. Bellissima, per quanto fosse piccolo, tanto pubblico, tanto tifo, insomma. Cosa vi ricordate in merito a quella vittoria, anche le emozioni? Mi ricordo una gran luce di voi quattro per la partita. Mi ricordo sta gran luce. Ricordo sicuramente il fascino di giocare una partita dentro fuori, che è stata una cosa veramente bella, e per me la prima. Ma non l'ultima, tra l'altro, Carlo, perché poi già quella stagione lì poi proseguì appunto dopo questa vittoria, e qui entriamo nel vivo a Varazze, all'Interzona, a 4 squadre, quindi anche lì un po' un dentro un fuori, passano due, no, perciò o vinci o torni a casa. Ecco, di Varazze mi ricordo, sì, che Jack schiacciò, mi ricordo la prima, sì, con Torino. L'ultima partita, quella decisiva. Decisiva, esatto, clamorosa quella azione. Decisiva, oltre a 32 Torino di Jacopo, perché oltre a 32 punti tuoi, perché non c'era nessuno lungo, quindi ti sei andato a spalla. Sminuiscimi allora. Giustamente Giacomo fece una schiacciata, ma non una schiacciata, me la ricordo bene perché mi emozionai molto, perché schiacciò a difesa schierata, che per un ragazzo di 14 anni, cioè non schiacciò in un contropiede su una palla rubata, facile. È un po' più complicato. Batté su una partenza e prima che arrivò l'aiuto. Che cazzo dici? Quindi... No, però mi ricordo... Fece così al difensore. Mi ricordo bene la scena in cui Yad chiamò tipo un minuto l'azione prima,
e io avevo appena fatto una penetrazione e mi ricordo che l'azione prima appoggiai e dopo, tornando in panchina, dissi a Gaspo, gli dissi cazzo, potevo schiacciare. E l'azione dopo mi sono ritrovato lì e ci ho provato, ce l'ho fatta. Cosa fai? Non ci provi. Grandi emozioni. Davvero. Quella partita lì era contro Torino, dopo aver perso con Treviso la prima contro una zona bulgara. La seconda contro Treviso. Allora, prima ha vinto con Monfalcone, poi ha perso con Treviso contro una dopo essere stati sopra l'intervallo, a quel punto una zonaccia bruttissima. Quindi era proprio lo scontro per la seconda piazza dell'interzona che vi ha visti vincitori, appunto, di una decina, meno di 10, 7, 8 punti, se non sono documentato male, appunto. Detto ciò, si approda, appunto, visto che l'abbiamo detto e lo ripropongo in diretta, si approda a Bormio, no? Esatto. Dove poteva andarvi meglio come accoppiamenti, o sbaglio? Abbiamo beccato la campionessa d'Italia, la futura campionessa d'Italia. Con Bergamo, Siena e Val di Ceppo. Eravamo contro Siena. Siena in quel momento schierava 4/5 della nazionale under 15. Sì. Quindi, e due adesso giocano in Serie A. Rover e Bianconi. Esatto. Insomma, quattro soggetti abbastanza... Che brutto ricordo. Anche che poi hanno continuato ad altissimi livelli. Mi ricorderò sempre una schiacciata a due mani di Vescitori, spalle a canestro contro Preti. No, era Bianconi. No, quella è un'altra azione, però mi ricordo anche Tessitori. Come un'altra azione, ne hai preso un sacco di chiodo in testa. Beh, considerando che Jacopo ha iniziato a difendere da 2 anni, perché fa un anno e basta. A parte Siena, le altre partite furono giocatissime. Per esempio, 2 anni fa, con il 2003, abbiamo avuto un girone veramente infelice, difficilmente potevamo avere speranze di passare. Invece voi una speranza di passare ce l'avevamo. Max, Bergamo sconfitti 72-70, quindi ultimo. Tra l'altro siamo stati sotto anche di tantissimo con Bergamo. Esatto. E poi rimontammo tutto e perdemmo di 2, invece con Val di Ceppo non andò molto bene. Val di Ceppo -18, 68-50, purtroppo. Se non sbaglio, della partita con Bergamo, c'è anche un video, no? Un bellissimo video con Bergamo. Quella partita sabato 26... Quindi umile approdo in quel di Bormio. E, insomma, uno di voi tre, Carlo, Saba, Jacopo, è sempre andato sopra i 20. Quindi, diciamo, nonostante punteggi non troppo alti, anche perché, insomma, 15 eccellenza, comunque ancora un basket diverso. E siete sempre rimasti sotto ai 20 punti di scarto. Una cosa che vi voglio chiedere, che chiedo in primis al capitano e poi a tutti, com'era il clima spogliatoio, sia prima che dopo, nel senso che a 14 anni è forse quasi una cosa un po' più grande di te giocarti il campionato, no? E soprattutto con tue squadre ben fornite, come l'avete vissuta? Allora, l'esperienza, partirei dall'esperienza in generale, perché sicuramente la possibilità di andarsi a giocare, il fatto di attaccarsi comunque uno scudetto sul petto è una cosa inimmaginabile all'inizio della stagione. E diciamo che quando siamo arrivati là eravamo molto rilassati, ecco, perché PlayStation in camera, ero in camera con Jacopo la sera prima della partita con Val di Ceppo, tipo eravamo in 12-13 in camera da noi, cioè, quindi proprio una festa incredibile. Gente che entra, gente che esce. Sì. Bei ricordi sicuramente, tanti bei ricordi. E a livello di tensione invece, se avete comunque un po' sentito il confronto oppure questa spensieratezza l'avete poi rimessa in campo?
Sabato, l'abbiamo che avete detto due cose in meno magari. Ma Gaspar è quello che ci cagava più addosso di tutti di solito. Solitamente era così. Vabbè, era facile giocare contro gente che ha alto 1,20 m. Solitamente, no. Vabbè, figurati. Secondo me discorso... qualche aneddoto della squadra invece non c'è qualche... I gemelli Barussi esatto. Che ballavano, dai. Alla Texonic sul tavolo da ping pong, Barazzi. Incredibile. Quella è stata una cosa bellissima. No, spiegatelo bene, c'è sul tavolo da ping pong dove eravate a campare? C'era un tavolo da ping pong. Tra l'altro. Vado a trovare, quello è il problema. Vabbè, comunque nei tempi morti... Non farlo vedere. No, esatto. Gemelli Barussi che tenevano banco, dai. Tenevano banco, erano un po' leccato. Ecco, appunto, al di là dei gemelli Barussi... anche se forse qualche ipotesi di risposta ce l'ho, compagno più da gag, esclusi voi quattro ovviamente, perché siete protagonisti in questo caso, il compagno più matto rispetto alla normalità della squadra. Ragazzi, no, ha detto Barussi. Che non potete dire... Io dico Fefe Barussi. Zach, ti ricordi quando mi sei pigliò la maglia? Fefe Barussi, io di Fefe Barussi mi ricorderò sempre a un torneo esatto. Pre-stagione, andiamo a giocare quelle partite che contano relativamente poco al CRB, se non sbaglio, contro la Virtus. Là avevano appena preso De Ruvo da Persiceto, che era fortissimo, e Fefe Barussi ci scagliò contro antisportivo in tutto per... gomitati in bocca, Dio. Ma secondo me fece uguale anche contro Siena, no? Le finali nazionali. Un nome in missione. Sì, la maglia strappata me la ricordo in vari episodi. Però cioè, io tipo, se fai fallo destro in faccia. Io dico Campli. Avevo un po' di problemi di ritardo nelle difese. Andrea, per non andare a ruota libera, visto che mancano di nuovo 6 minuti, sì. Non abbiamo più nulla in scaletta. No, in scaletta l'unica cosa che si può aggiungere è che comunque l'International di quell'anno si inserì in quattro squadre regionali forti, la Fortitudo, volevo citarlo, arrivò, non passò il girone vincendo solo una partita, appunto l'International perse tutte e tre giocandosene una. BSL arrivò terza battendo Desio in finale del terzo posto e perdendo con Siena la semifinale. No, battendo Pesaro. International. Desio arrivò secondo. Con Pesaro la finale di BSL, esatto. Scusate, ho letto male la mia scaletta. Dimmi, vai pure Max, visto che stavi... No, direi che siamo ai saluti, io non posso che ringraziare tutti, Fulvio e Iader, che adesso si sono scollegati e ci staranno seguendo. Ringrazio, non sono la persona adatta per ringraziare questi quattro perché li ho seguiti da quando erano piccoli, dall'under 13 fino alla fine. Adesso abbiamo parlato solo di quella stagione, però magari ci abbiamo ancora un po'. Jack, ti ricordi la stagione in cui siamo andati fuori per differenza canestri in under 19 nazionale, altrimenti facevamo le finali anche lì. È vero, mamma mia. Avevamo Venezia e Virtus che poi si giocarono la finale scudetto, quindi anch'io tanti legami. La cosa che chiedo a loro in questi pochi minuti magari è mandare loro un messaggio, adesso che voi siete uomini formati, ognuno ha preso la sua vita, però un messaggio magari ai nostri ragazzi, quelli che vivono il sogno che avete vissuto voi, quindi magari da Jacopo fino a Gaspo, adesso non so in che ordine vi vedete. Jacopo Saba, Carlo Gaspo, dai, così esatto. Io dico prima dei saluti e poi chiudiamo la bellissima puntata. La cosa che voglio dire io, a prescindere da quello che si andrà a fare, comunque sia lo sport nella vita o lavoro o continuare gli studi, è il fatto di godersi i giovanili, perché te ne rendi conto davvero solo dopo di quanto sia stato un momento di serenità, di divertimento e che non capiterà mai più. Quindi la cosa importante che dico io è godersi le giovanili, cioè godersi i momenti in cui si va a fare allenamenti, in cui si è spensierati, perché sono dei momenti proprio che rimpiango tanto io. Ok. Sicuramente. Vado io?
Quello che volevo dire io ai ragazzi è di dare sempre il massimo e, nello sport, nella pallacanestro in particolare, di non risparmiarsi mai e di crederci sempre fino alla fine, perché innanzitutto la pallacanestro è uno di quegli sport che ti dà delle emozioni molto forti e non è facile viverli nella vita al di fuori della pallacanestro, delle emozioni così forti. L'altra cosa è di crederci sempre, perché ho visto tanti giocatori che magari a livello giovanile non erano così forti come uno appunto si poteva aspettare, che sono diventati dei giocatori di Serie A e di A2 anche, per dire, e come anche Serie B, Serie C, eccetera. E quindi di crederci sempre e darci avere sempre il massimo, dar sempre il massimo dell'impegno, perché è fondamentale e nel futuro chissà, ognuno può ambire sempre ad arrivare al massimo, il più in alto possibile. Chiudiamo con Gaspar e Carlo, poi Vado io velocemente. Condivido tutto quello che hanno detto Jacopo e Jack e aggiungo che secondo me un'altra cosa fondamentale è fare gruppo prima fuori e poi dentro al campo, perché questa cosa non vi aiuterà soltanto nella pallacanestro, ma nel mondo lavorativo, nel mondo universitario, in tutti gli altri ambiti che affronterete. Una cosa essenziale che ho sempre cercato, nonostante quello che dica Jacopo, è di cercare di fare gruppo e tenere tutti uniti per raggiungere insieme cose che da solo non riusciresti a raggiungere. Gran, bello Gaspo. Carletto, quello che voglio dire io, che poi dico tutti i giorni ai ragazzi che alleno, è un po' un mix di queste tre cose. Dico sempre di godersi i giovanili, perché quando racconto anche queste cose a loro direttamente, come diceva Jacopo, sono cose che veramente rimpiangi e vorresti fare 2, 3, 4 volte, cioè io vorrei rifare tutto. E la seconda cosa che dico è appunto per non avere rimpianti, soprattutto a livello del giocato, di dare sempre il 100%. E io personalmente non penso di aver avuto il massimo della mia vita da giocatore, che può voler dire anche solo aver giocato in una categoria in più 2 minuti. Ma fate di tutto perché ciò succeda, se vi interessa veramente tanto questo sport. Bene. Ragazzi, con questo bravi, messaggio meraviglioso, vi ringraziamo, vi salutiamo. Non avremo da aggiungere altro, vi ringraziamo. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Speriamo di vederci presto fuori. Ciao a tutti. Un onore. Ciao ragazzi. Torna la prossima settimana, come sempre, Max, questo lo ricordiamo. Sicuramente. È importantissimo. Non diciamo nulla però sulla prossima puntata. No, ancora nulla, certo. Ciao a tutti, grazie a tutti. Ciao, di nuovo, ciao.